sindacato in generale, la CGIL in particolare, che mantiene una rappresentanza a livello di classe sociale, di lavoratori, cosa che la sinistra invece non rappresenta più. Perché? Ma diciamo che le motivazioni sono molteplici, ovviamente. Ci sono cause e effetti di alcune risposte che comunque i partiti di centrosinistra non sono riusciti a dare alla cosiddetta classe operaia, ai lavoratori, alle persone che comunque si aspettano di avere una rappresentanza nella risposta dei propri bisogni, delle proprie necessità. In un contesto storico completamente diverso da quello di 10-20 anni fa, molto complesso, la crisi economica, la crisi occupazionale, cos'è accaduto? È accaduto che i partiti, un po' per i personalismi, un po' per le fratture interne, non sono riusciti a rappresentare questi bisogni. Pensiamo ad esempio alla risposta che ha dato il più grande partito di centrosinistra, il PD, durante il periodo del suo governo. La prima risposta è stata quella di modificare le tutele, ad esempio, in caso di licenziamento. Quindi quali sono i temi, le sfide, i valori dai quali ripartire? Cerchiamo di portare ai partiti di centrosinistra anche un contributo dal punto di vista proprio delle proposte, propositivo, su una base valoriale che ovviamente pensiamo di condividere. In questo momento soprattutto ci sono dei temi fondamentali che sono quelli dell'accoglienza, dell'inclusione, di questo rigurgito anche ai valori nazifascisti che ovviamente ci trovano totalmente in contrapposizione, siamo molto preoccupati. Quindi sulla base valoriale noi dobbiamo cercare di promuovere e di collaborare rispetto al raggiungimento di questi obiettivi e di proposte concrete. Ne cito una: la messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture, degli edifici, dovrebbe essere dal punto di vista della proposta di quello che verrà fatto nel territorio fondamentale, perché è un modo per fare un investimento strutturale creando anche occupazione, e questo è fondamentale.